Un saluto e ben ritrovati al nostro video WhatsApp settimanale. Ormai siamo arrivati a dicembre, gli sviluppatori, i produttori di videogiochi iniziano un po' ad assopirsi e le notizie scarseggiano. Però abbiamo comunque qualcosa di cui parlare perché poco tempo fa hanno rilasciato due console, quindi diciamo le notizie vertono su questo argomento. E apriamo con PlayStation 4, la quale ha venduto, pensate, 2,1 milioni di console al primo di dicembre, quindi sono dati non aggiornati e sono dati davvero impressionanti. Inoltre si pensa, gli analisti pensano, che la console riuscirà a vendere ben 5 milioni di pezzi entro marzo, quindi una partenza in quinta per la nuova console di casa Sony. Microsoft non è stata certamente a guardare, non ha dormito sugli allori, in quanto la sua Xbox One è risultata la console più venduta nel giorno del Black Friday, il venerdì che inaugura lo shopping natalizio negli Stati Uniti, un venerdì in cui ci sono anche molti sconti. Insomma, gli americani sembrano essersi affezionati o quantomeno sembrano dare fiducia all'azienda di Redmond e questo un po' ce lo aspettavamo. Ciononostante questo successo, gli analisti prevedono che Microsoft taglierà il prezzo della sua console, ma non avverrà molto presto in quanto si prevede che il primo taglio avverrà soltanto nel 2015. Restiamo in tema di analisti e di previsioni e parliamo di Michael Pachter, che è un analista molto famoso anche per le sue sparate gigantesche nei confronti dei più grandi marchi dei videogiochi. Questa volta Pachter se l'è presa con Nintendo e ha detto che Wii U è sul viale del tramonto perché praticamente la console non interessa al pubblico e l'azienda dovrebbe smettere di negarlo. Insomma, non è chiara quale sia la soluzione a questo problema, ma sostanzialmente si dice a Nintendo di smettere di dedicarsi a Wii U e dedicarsi ad altro perché la console non decollerà mai. Opinione questa condivisa anche da Kenny Linder, che è uno storico sviluppatore di Sony, che non lavora più a Sony, ma comunque ha lavorato per molto tempo nell'azienda giapponese. Anche lui ha dichiarato che la console è morente, tanto che probabilmente non arriverà al prossimo Natale. Uno degli appuntamenti più attesi di dicembre avverrà proprio tra poche ore, si tratta dei VGX, gli Oscar dei videogiochi organizzati da Spike TV. Si terranno nella notte tra sabato 7, oggi se ci state seguendo al momento del lancio di questo video, e domenica 8. Cosa ci aspettiamo da questi VGX? Ci aspettiamo tanti annunci perché effettivamente dovrebbero arrivare alcuni annunci importanti in merito a varie aziende dedicate ai videogiochi. Al momento non possiamo ancora dire che cosa ci sarà, ma ci aspettiamo qualcosa di davvero interessante. Possiamo certamente dire che non ci sarà Fallout 4, in quanto hanno smentito l'arrivo del gioco durante i VGX. Ciò nonostante, ve lo ricordiamo, c'è un countdown che è stato resettato, è stato ripreso, insomma, hanno fatto un po' di casini, ma la settimana prossima dovrebbe esaurirsi e dovremo scoprire la verità. I'm tickled pink that things are rosy. Passiamo alle recensioni che trovate questa settimana su Spazio Games. Naturalmente apriamo con una recensione freschissima, quella di Gran Turismo 6, recensione uscita venerdì, ieri. E cosa c'è da dire di questo Gran Turismo 6? Che è un ottimo sesto capitolo, se siete fan della serie sicuramente vi piacerà da impazzire. Eppure si porta dietro i vecchi problemi della saga, ovvero il trenno di vetture, l'intelligenza artificiale non molto brillante e qualche problemino anche a livello di resa delle vetture, in particolare delle vetture non premium che, diciamocelo, non sono proprio entusiasmanti. A parte questo, tantissimi contenuti, un parco auto gigantesco, certamente un colosso nel mondo del racing game. Il premio del gioco della settimana questa volta lo incassa un titolo per Nintendo 3DS. Parliamo di Bravely Default Flying Fairy. Si tratta di un RPG strategico disponibile in esclusiva sulla console Nintendo che si è rivelato un must have per tutti gli amanti del genere e per chi possiede naturalmente una console portatile di casa Nintendo. Si è rivelata molto buona anche l'edizione PlayStation 4 di Injustice Gods Among Us, titolo picchiaduro sviluppato da NetherRealm, prodotto da Warner Bros. Con i personaggi di DC Comics. Il gioco era uscito diversi mesi fa sulle piattaforme old gen, è arrivato su PlayStation 4 in edizione Ultimate, ovvero con tutti i DLC rilasciati nel corso dei mesi precedenti. Insomma, questa edizione è davvero ottima, purtroppo questa conversione verso l'alta definizione non migliora le animazioni e i modelli poligonali che sostanzialmente restano identici al passato. Se non avete ancora il gioco, questa potrebbe essere certamente una buona occasione per acquistarlo. Come sempre chiudiamo con i video che trovate sia su Spazio Games che sul nostro canale YouTube. Questa settimana vi proponiamo l'unboxing del pad di PlayStation 4, unboxing che ci ha rivelato un'amara sorpresa.
un video comparativo dedicato alle edizioni Next Gen e Old Gen, o meglio alle edizioni Xbox One e Xbox 360 di Assassin's Creed 4 Black Flag. Il Play Night dedicato a Need for Speed Rivals. E infine il Play Night dedicato a China Racing, espansione per Battlefield 4. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento con un nuovo WhatsApp, come sempre, è per sabato prossimo.